Salve a tutti, questo è un video special per gli 80 iscritti che ho raggiunto facendo MV in questi 4 mesi. Sì, lo so, sono pochi, però ci tenevo anche un po' per farmi conoscere. Spero comunque che questa voce, spero vi piaccia perché è la mia reale, anche perché non so modificarle, nonostante tutto che sembra che abbia 10 anni, io ne ho 23. Molti dicono che sarei adatta a doppiare, ma io amo scrivere, non doppiare, anche se ci ho provato su dei forum e sono stata presa nella parte di una bambina, e chissà come mai. Allora mi presento, mi chiamo Cassandra, ho 23 anni e attualmente non lavoro, infatti sto sempre su Facebook, chat e poi scrivo. Amo scrivere da circa due anni e mezzo, questo perché ho scritto un paio di storie che non so come a qualcuno è piaciuto, anche se in grammatica io non è che sia molto brava, infatti ho avuto anche chi mi ha fatto la penna rossa e a persone simili io mi dico perché, tanto non ci guadagno niente, non è un libro, perché devono farmi la penna rossa e farmi dei romanzi di ogni errore grammaticale? Capirei se non sapessi scrivere, se fossi incomprensibile, ma c'è gente che mi viene a dire che sono comprensibile, che riesco a far immaginare alle persone quello che scrivo, perché devono rompermi sulla grammatica? Io ho dovuto quindi adeguarmi, riprendere il libro di grammatica, studiarmi tutti i tempi verbali, tutti i composti, tutto quanto, e adesso sono un pochettino migliorata. Infatti dal primo capitolo fino all'80esimo che ho scritto, la differenza c'è e si vede per chi legge tutti i capitoli, che sono molte pagine. Dunque, la storia che vi lascio in descrizione parla di questi due maghi che all'inizio si detestano e poi sotto un profilo psicologico si innamoreranno, e questa storia poi è divisa in diverse serie ed è ispirata a Detective Conan, Magic Eight, infatti i personaggi sono loro, ma è anche ispirata a Kaito Seiya Tail, che in Italia si chiama Lise Sei un solo cuore per lo stesso segreto. È un anime assai antico, degli anni, penso, 95, di quando ero bambina. Credo che pochi lo conoscano, però è bellissimo, infatti io sono sicura che il creatore di Magic Kaito abbia preso spunto da questo anime, perché sono simili. Lise è una maga, ha il padre che è un mago, la madre è una ladra, in Kaito c'è, Kaito è un ladro, è un mago, il padre è un ladro, è un mago, e la madre è una ladra. Bene, chiudo questa parentesi per iniziare le 9 domande che devo fare, perché mi andava anche per farmi un po' conoscere, per farvi sapere un po' come sono. Allora, la prima domanda è: qual è la materia dove andavi meglio? Io direi psicologia, perché ho avuto una professoressa fantastica, una di quelle brave che sapeva spiegare, che sapeva illustrare, e era una di quelle rare che ti fanno amare la materia, ed è grazie a lei se amo la psicologia e amo i temi come la pazzia, l'insanità mentale, l'adolescenza, gli amori, i gruppi, la discriminazione, e le etnie. Sì, mi piace l'ambito della psicologia. Seconda domanda: qual è la materia dove andavi male? Dunque, la materia in cui andavo male erano due: matematica e diritto, e anche arte, ma arte più che altro per il fatto dei disegni, perché io non ho la mano, cioè sono negata in disegno. Anche se ho tentato di voler disegnare degli anime, ma non ero capace, non capivo come fare gli occhi, anche se studiavo, non ero in una scuola con quell'indirizzo, quindi faticavo. Invece per matematica e per via di quelle maledette regole che dovevo applicarle sulle operazioni e non ci riuscivo, ma credo che molti abbiano questi problemi. Invece per diritto, più che capirlo, era capirlo ma anche ricordarlo, e io studiavo a memoria, perché se una persona non mi spiega bene le cose, io difficilmente riesco a spiegarmi a parole. Andiamo alla terza domanda: se io ho mai avuto una cotta per un insegnante? No,
Mai, eccetto per qualche carino, ma era proprio una simpatia anche perché io avevo la testa ancora da ragazzina, cioè pensavo ancora ai cartoni animati, a che puntata sarebbe venuta dopo Rossana, dopo quella confessione di Eric, cioè non avevo neanche testa per queste cose a quell'età. Ho iniziato a scoprire un po' l'amore dai 16 anni in su. Ma coi professori mai, al massimo simpatia. Ok, passiamo alla quarta domanda. Posso andare in bagno? Quanto tempo passava da quando uscivi dalla classe e quando rientravi? Credo 10 minuti, perché a meno che non stavo male, quindi ci stavo anche mezz'ora e stavo lì in bagno ad aspettare che la lezione terminasse e a pensare ai cavoli miei. Ecco, sì, anche per evitare le interrogazioni certe volte funzionava. Allora, numero 5. Ti è mai capitato di incontrare un bullo? Sì, ci ho anche parlato. Li temevo moltissimo e ho tentato anche di farmeli amici, ma con scarsi risultati. Però non ho mai avuto maltrattamenti, eccetto psicologici. Però dai miei amici sì, sono anche stata maltrattata. Una persona mi aveva preso il dito e mi aveva fatto male, un altro mi aveva dato un pugno in pancia, però dopo un po' sono i litigi di quell'età, quindi si fa pace. Non è che era tanto grave, però influisce sì, su certi comportamenti miei ha influenzato tutto questo. 6. La cosa più assurda che hai fatto a scuola. Più che assurda, io direi stupida, perché secondo me è stata una mossa stupida rubare una cordicina per avere le attenzioni di una mia amica che non mi calcolava più. Credo che sia stata una mossa stupida, dato che poi non mi ha neanche più parlato e mi ha visto come una ragazza falsa. Numero 7. La gita più bella che hai fatto con la scuola. Germania, mi è piaciuto perché ho toccato con mano la storia dove erano stati uccisi gli ebrei, dove c'era stata la guerra ed era interessante perché vedere quei luoghi dove venivano torturati mi dispiaceva tantissimo, però era comunque storicamente molto interessante. Però non ho mai capito la loro psicologia, cioè per me è insano perché alla fine siamo tutti umani. Che problema c'è se uno è biondo e l'altro no? Non riesco a capire questo loro ex giudizio che purtroppo c'è ancora, solo ben nascosto. Oh, andiamo alla 8. Hai mai struccato, oppure tagliato, oppure fatto filone? Cioè, che vuol dire sta domanda? Se ho mai saltato la scuola? Sì, l'ho saltata, sia fingendo di stare male, sia per sciopero, sia perché non volevo fare le verifiche, l'ho fatto come tutti. Andiamo alla 9. Hai mai usato il tuo diario per i suoi reali scopi? Sì, sempre. Poi anche ci disegnavo. Bene, ho finito le domande. Spero vi siano piaciute. Spero di non sembrare troppo scema a parlare, anche se non so parlare perché io stare al microfono, cioè io non mi sono preparata a cosa dire. Sto parlando così, senza niente. Dico solo quello che penso. Quindi spero di esservi simpatica e che mi seguiate ancora. Iscrivetevi al canale, mettete un like e se volete condividete, ma tanto non farò più questi video così noiosi perché so benissimo che vi sarete annoiati, non so neanche se siete arrivati alla fine. Nel caso fatemelo sapere perché lo so di essere soporifera. Molto bene, ci sentiamo, ciao!